La Guardia di Finanza ha eseguito a Lamezia Terme due distinte operazioni. Nell'ambito della prima, denominata I Simoni 2, che prosegue l'omonima inchiesta del 2009, sono stati sequestrati beni per 10 milioni di euro in Italia e all'estero. 4 le persone indagate, i capitali accumulati attraverso riciclaggio, usura e truffe, venivano reinvestiti nell'acquisto di immobili in varie parti del mondo. Tra i beni sequestrati, un appartamento in un lussuoso grattacielo di Miami, negli Stati Uniti, oltre ad immobili a Roma e a Milano, e una società operante a San Marino. Abbiamo avuto da un lato la valorizzazione degli accertamenti di carattere bancario che per noi ovviamente costituiscono un percorso investigativo di fondamentale importanza, e nello stesso tempo c'è stata anche l'aspetto fondamentale delle intercessioni telefoniche, dalle quali siamo riusciti ad avere una conferma pressoché assoluta delle disponibilità economiche di questi personaggi. Nella seconda operazione sono stati sequestrati beni e società per 30 milioni di euro ad un imprenditore, Luigi Maria Mazzei, posto agli arresti domiciliari. L'accusa nei suoi confronti è di truffa per violazione della legge 488 e illecito utilizzo dei fondi POR. L'imprenditore aveva chiesto la concessione di fondi comunitari per 18 milioni, di cui 7 percepiti, per la costruzione di alcuni impianti fotovoltaici, secondo l'accusa mai realizzati. I finanzieri hanno anche sequestrato 3 aziende, tra cui un hotel, e hanno notificato un provvedimento di obbligo di dimora a uno dei soci di una delle aziende. Altre 13 persone sono state indagate in stato di libertà con l'accusa, a vario titolo, di truffa, falso ideologico, emissione di fatture per operazioni inesistenti, malversazione e bancarotta fraudolenta. Si è scoperto che l'imprenditore si era rivolto a 2 società olandesi che sarebbero inesistenti per esportare capitali all'estero. Nel corso delle indagini scoperti anche 31 lavoratori in nero. La soddisfazione è che l'approfondimento delle investigazioni e l'essere queste investigazioni orientate su più settori danno poi dei risultati soddisfacenti. Questa sinergia, soprattutto nell'ametino che si è creata tra Guardia di Finanza e Procura della Repubblica, l'auspicio è che essa rappresenti un input per la parte sana della collettività ad avere maggiore fiducia nelle istituzioni e soprattutto a collaborare per far sì che le nostre attività, il nostro compito venga in qualche modo agevolato.